Ciao, sono Igor Vitale e questa è la terza lezione del progetto di musicoterapia per cittadini dell'Ucraina. All'interno di questa lezione vedremo un argomento molto centrale, che è la costruzione delle immagini. Il presupposto è che tu sia riuscito a svolgere i due passaggi precedenti e quindi a poter approfondire uno stato di grande rilassamento del tuo interlocutore. Una fase è l'induzione, la prima lezione. Poi abbiamo l'approfondimento che serve a raggiungere un maggior livello di rilassamento e qui abbiamo le immagini che andiamo a suggerire al nostro interlocutore, alla persona che vogliamo aiutare a rilassarsi sempre di più e a replicarlo quando necessario. Dietro le immagini c'è un mondo. Ognuno di noi si rappresenta la realtà anche sulla base delle proprie immagini mentali. Pensa quante volte ti ritrovi nella giornata magari a fare A e a pensare a B, o a fare A e preferire B, o a fare A e senza rendersi conto di essere persi in un'immagine completamente diversa. Per esempio, uno potrebbe guidare, fare la spesa e mentre sta facendo la spesa guidando, la sua immagine è completamente immersa altrove. Beh, questo a volte è potenziante, ci sono persone in grado di trovare immagini positive nelle situazioni più impensabili, ma a volte è molto complesso, specialmente in situazioni in cui una persona ha vissuto di eventi negativi molto forti. Questo significa che allo stesso modo, quando tu ti trovi di fronte a una persona e vuoi aiutarla a raggiungere dei risultati, devi sapere che ogni persona è diversa nel modo in cui produce le immagini. Ma come si fa? Beh, abbiamo visto prima che c'è induzione, approfondimento, poi devi suggerire un'immagine. E qui le indicazioni sono quelle di utilizzare un certo livello di strutturazione. È ovvio che puoi avere delle immagini completamente destrutturate. Il tuo interlocutore è davanti, sta andando giù, sta andando in rilassamento, la sua respirazione è molto lenta, il tono del volto è molto rilassato, quindi decontratto, non reagisce, non parla, respira più lentamente di prima. Gli indicatori che abbiamo visto prima. E lì puoi partire con "E ora immagina". E ora ti chiedo di immaginare. E ora immagina come sarebbe se. A volte la parola immagina confonde, c'è chi non ha molta immaginazione visiva, quindi devi usare un mix di elementi. Però potresti essere destrutturato, che significa? E ora immagina un grande spazio bianco. Ok, non ho dato nessuna indicazione. Una volta che dico questo, quindi uno spazio luminoso, bianco, perché ovviamente funziona meglio dello spazio nero, scuro e imprevedibile. Puoi dare dei segnali, no? Immergiti in questo spazio, entra sempre di più, visualizza gli elementi, costruisci una scena ideale, costruisci un paesaggio ideale. Puoi dare più o meno strutturazioni, può essere una stanza, un paesaggio. Però ecco qual è il grande vantaggio di questa tecnica? È che ovviamente lasci la libertà alla persona di costruire un'immagine che sia molto piacevole, quindi poi bene o male vai sul sicuro. Valuta se è uno spazio chiuso o aperto, chiaramente lo spazio chiuso è più delimitato, quello aperto più immersivo. Entra sempre di più questa immagine, costruisci la tua immagine, immagina di fare qualcosa all'interno dell'immagine che ti fa molto piacere. Ecco, questa è una base di immagine che puoi utilizzare, oppure puoi andare a costruirla tu quell'immagine. E quindi una seconda strategia immaginativa che ti consiglio è quella del percorso o del ponte. Le immagini mentali basate su percorsi o ponti sono delle metafore per rappresentare implicitamente, anche se magari noi nella nostra costruzione non lo diciamo, un percorso di vita che va dal prima al dopo, dal pre-evento al dopo. E quindi è chiaro che man mano che vai a costruire l'immagine mentale, poniamo, immagina di essere in una spiaggia e stai passeggiando col piede destro e sinistro. Immagina questa lunga lingua di sabbia bianca che conduce a un'isola più piccola. Ok, quindi do un'immagine dove c'è un prima e un dopo. O se fosse un paesaggio naturale, potremmo suggerire che in questo paesaggio c'è un ponte dal prima al dopo. In base agli elementi costitutivi di quella persona, tu puoi mettere nel pre-ponte, nel prima lingua di sabbia, tutti gli elementi negativi e poi nel dopo gli elementi positivi. Prima tutte le cose negative, gli elementi che vogliamo abbandonare, i comportamenti che vogliamo abbandonare, le emozioni che vogliamo dimenticare e poi il dopo. Devi essere bravo quindi a raccogliere informazioni sulla persona di fronte a te e a fargli immaginare gli elementi positivi, chiaramente nel dopo ponte.
Una tecnica, inoltre, è la terza modalità di immaginazione che io ti consiglio di sviluppare e devo dire un po' nuova in qualche misura, e cioè moltissime persone tendono con le tecniche immaginative a far riaffiorare il passato. Qual è il problema? Che questo tipo di modalità a volte può far riemergere di elementi non proprio positivi, negativi, talvolta addirittura traumatici, per cui è assolutamente opportuno il consulto di uno psicologo, mentre meno si parla del futuro. Ecco, nel futuro noi andiamo a situare delle variabili ipotetiche. E quindi un'altra cosa che puoi fare, per esempio, è di far immaginare la persona di entrare in un cinema e quindi di proiettare i prossimi anni della tua vita, no? E quindi in questo caso la persona è sempre seduta, ha fatto l'induzione, l'approfondimento, ma a un certo punto, diciamo, di entrare in una sala da cinema, di immaginare di entrare all'interno di una sala da cinema, di posizionarsi, questa può essere più grande, più piccola, l'immaginazione della persona di fronte a te che lo deciderà, di sedersi in un posto in cui ritiene. La persona potrà decidere di usare la sua immaginazione per un posto centrale, per un posto laterale, lontano, vicino dall'immagine, liberissimo, la sala è vuota. E poi di immaginare tre belle cose che vuole del suo futuro, in sequenza, come se fossero un film, di immaginarne i dettagli, i personaggi, la visuale, se vede da vicino, da lontano, in prima persona, in terza persona, immaginare tutte le cose belle del proprio futuro, il proprio futuro ideale, e di individuare lentamente tre elementi positivi del suo futuro. Ecco, questo si chiama immaginazione prospettica, perché si basa sul futuro, e ovviamente anche qui noi avremo, nel momento in cui andremo a costruire la nostra immagine, degli indicatori non verbali di osservazione dello stato di quella persona, di rappresentazioni positive. Potrebbe sorridere, potrebbe appunto apparire rilassato, non dare segnali di tensione e così via. Quindi se noi vediamo il nostro interlocutore in uno stato positivo, una cosa che possiamo fargli fare è l'ancoraggio, cioè l'associazione tra un movimento del corpo e quell'immagine. Quindi se noi vediamo che la persona sta bene, è rilassata, è in uno stato profondo, possiamo chiederle ad esempio di chiudere il pugno e associare il pugno a questo stato di benessere, oppure unire indice e pollice e di associare quello stato di benessere a questo movimento. E quindi ogni volta che lo rifarà potrà entrare, essere facilitato nel rientrare in questo stato di profondo rilassamento. Quindi l'ultima cosa che fate dopo l'immagine, specialmente se l'immagine è positiva, è questo o questo. Quindi dite alla persona, potete aiutarla anche nel replicare il movimento, dite chiudi il pugno in questo modo con il pollice tra le dita, o unisci indice e pollice tra di loro, associa questo movimento al tuo stato di rilassamento, perché ogni volta che lo rifarai entrerai profondamente in questo stato. Andate a chiedere alla persona di emergere. Chiaro è che se laddove invece l'immagine non sembra aver destato i suoi effetti, potete interrompere l'esercizio in altro modo, ma quello che vi consiglio di fare è sempre di spostare il focus in una direzione che aveva funzionato. Quindi se la persona è riuscita a rilassarsi ma non prova a utilizzare l'immagine mentale, torni all'esercizio precedente, all'approfondimento, torni a tecniche di induzione. Ma devi prima portarlo in uno stato piacevole. Una volta che hai ancorato, quindi hai fatto fare questo movimento, l'hai associato al pensiero, hai fatto fare questo movimento e lo hai fatto associare al pensiero, una delle due, si va in una fase di emersione. Io non uso la parola svegliarsi, perché non dovrebbe essersi addormentato il nostro interlocutore, dovrebbe essere vigile, conscio, ma molto rilassato. Chiediamo alla persona, adesso conterò da 1 a 3, in base a quanto è rilassato, da 1 a 5, da 1 a 10. E alla fine del mio conteggio, poniamo il mio 3, il pugno si schiuderà, oppure le dita si separeranno, ed il pugno ti dà più opportunità di essere graduale. Gli occhi si faranno più leggeri e tornerai a agganciare la tua attenzione su questa stanza. 1, le dita si rilassano, si aprono sempre di più. 2, la respirazione si fa più superficiale. 3, apri gli occhi e porta con te questo esercizio
anche nella giornata che ti aspetta. Ecco, questo è un esempio di processo di rilassamento. All'interno delle audiotracce, all'interno delle altre lezioni di questo corso, imparerai a usare strategicamente tutti questi mezzi assieme alla musica. Io ti aspetto nelle audiotracce e ti ringrazio per il tuo ascolto, dove potrai sperimentare alcuni esercizi in pratica e utilizzarli anche per la tua attività di educazione. Grazie.